Europa. In un'Europa dove il pacifismo prevale come politica di Stato, gli imperi pre-1914, come quello austro-ungarico e ottomano, potrebbero non solo aver sopravvissuto ma essersi evoluti in unioni o federazioni basate su principi di cooperazione e autodeterminazione dei popoli. Questi imperi, piuttosto che disintegrarsi in conflitti interni o esterni, avrebbero potuto adottare strutture federaliste, promuovendo una convivenza pacifica delle diverse etnie e culture al loro interno. Per esempio, l'impero austro-ungarico avrebbe potuto trasformarsi in una sorta di Unione Europea ante litteram, con una governance condivisa e una politica estera unitaria, mantenendo al contempo una certa autonomia locale. L'Europa avrebbe visto una rete di alleanze e unioni sovrastatali che favoriscono il dialogo al posto della competizione militare, preservando città storiche e patrimoni culturali che nella nostra timeline sono stati danneggiati o distrutti dalle guerre. Asia orientale. Senza l'espansione militare giapponese e gli interventi occidentali, l'Asia orientale avrebbe potuto seguire un percorso di sviluppo molto diverso. La Cina, non essendo stata soggetta alle umiliazioni e divisioni della guerra e dell'occupazione straniera, avrebbe potuto emergere prima come potenza mondiale, basando la sua ascesa su principi di non aggressione e cooperazione regionale. Questo avrebbe potuto anche portare a un'unità coreana mantenuta, dove il nord e il sud non sono divisi da ideologie contrapposte ma sono cresciuti insieme come una nazione unificata, promuovendo pace e prosperità congiunta. Medio Oriente. In un Medio Oriente non frammentato da linee tracciate dagli interessi coloniali e conflitti successivi, le nazioni potrebbero aver sviluppato confini che riflettono più accuratamente le divisioni etniche e culturali, evitando molti dei conflitti che hanno afflitto la regione nel XX secolo. Una possibile conseguenza sarebbe stata la formazione di stati-nazione più coesi o una confederazione di stati che lavorano insieme per gestire le risorse naturali, come il petrolio, in modo equo e sostenibile, forse evitando le profonde disuguaglianze economiche e tensioni politiche attuali. Americhe. L'assenza di guerre mondiali e la conseguente politica di non intervento avrebbero potuto rafforzare ulteriormente le tendenze isolazioniste negli Stati Uniti, portando a un'America focalizzata sullo sviluppo interno e sulle relazioni commerciali pacifiche. In America Latina, la mancanza di interferenze esterne avrebbe potuto permettere uno sviluppo politico ed economico più indipendente, con stati che seguono percorsi diversificati ma potenzialmente più stabili e prosperi, basati su principi di autodeterminazione e cooperazione regionale. L'innovazione tecnologica, senza la spinta della guerra, avrebbe potuto seguire percorsi diversi, forse meno focalizzati su tecnologie militari e più su sviluppi sostenibili. L'aviazione, per esempio, invece di essere rapidamente sviluppata per scopi bellici, avrebbe potuto evolversi più lentamente ma con un maggiore focus su efficienza energetica e sicurezza. Analogamente, l'energia nucleare, se scoperta, avrebbe potuto essere sviluppata esclusivamente per scopi pacifici, come la medicina o la produzione di energia pulita, evitando le corsa agli armamenti nucleari del XX secolo. La mancanza di distruzioni su larga scala avrebbe permesso un flusso commerciale più stabile e costante, riducendo le barriere economiche e promuovendo un'economia globale più interconnessa e meno suscettibile a shock. Le pratiche agricole, non interrotte da conflitti, avrebbero potuto beneficiare di un'innovazione continua, magari con un focus sulla sostenibilità e l'efficienza, alimentando una popolazione mondiale in crescita in modo più equo e sano. In un mondo governato da principi pacifisti, l'impatto sociale e culturale sarebbe profondo e multiforme. Le società avrebbero potuto evolvere in modo significativamente diverso, con un'enfasi maggiore sull'educazione alla pace, la tolleranza e la comprensione interculturale. Questo avrebbe potuto manifestarsi attraverso sistemi educativi rivoluzionati che incoraggiano la collaborazione internazionale sin dalla tenera età, utilizzando tecnologie avanzate per connettere studenti di diverse parti del mondo, promuovendo uno scambio culturale continuo e diretto. Le lingue e le tradizioni locali, invece di essere erose dalla globalizzazione o da politiche di assimilazione forzata, avrebbero potuto fiorire, con ogni comunità che celebra e condivide il proprio patrimonio unico, contribuendo a un tessuto globale incredibilmente variegato e ricco. L'arte e la cultura avrebbero riflettuto questi valori, con movimenti artistici che trascendono i confini e esplorano temi di unità, pace e armonia umana. Festival internazionali di musica, arte e letteratura avrebbero potuto diventare eventi comuni, dove artisti e intellettuali di diversi paesi si incontrano per creare e condividere opere che celebrano la diversità umana e la cooperazione. Le conseguenze politiche di un impegno globale verso il pacifismo sarebbero state radicali. Le forme di governo e le strutture di potere avrebbero potuto spostarsi verso modelli più inclusivi e democratici, dove il dialogo e il consenso prevalgono sul conflitto e la coercizione.
In questo scenario, le alleanze internazionali non sarebbero più basate su interessi di difesa reciproca contro nemici comuni, ma su obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica per il bene comune e risoluzione pacifica dei conflitti. Questa ristrutturazione delle alleanze internazionali avrebbe potuto portare alla creazione di organizzazioni sovranazionali con poteri reali di mediazione e intervento nelle dispute, capaci di prevenire l'escalation di tensioni in conflitti aperti. Inoltre, l'accesso equo alle risorse e la distribuzione della ricchezza sarebbero diventati principi cardine delle politiche internazionali, cercando di eliminare le radici economiche di molti conflitti. La diplomazia, arricchita da un approccio più umanistico e meno pragmatico, avrebbe potuto trasformare radicalmente le relazioni internazionali, promuovendo una vera cultura di pace e collaborazione. Confrontare questo mondo utopico basato sul pacifismo con la nostra realtà storica svela divergenze profonde e riflessioni cruciali. Le guerre, pur essendo fonte di immenso dolore e distruzione, hanno anche agito come catalizzatori per l'innovazione tecnologica e il cambiamento sociale. Senza questi conflitti, il progresso in campi come la medicina, la scienza e la tecnologia avrebbe potuto seguire percorsi diversi, potenzialmente meno rapidi ma forse più orientati verso il miglioramento della qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Inoltre, la dinamica delle relazioni internazionali sarebbe stata completamente differente, con potenziali effetti sulla globalizzazione, la distribuzione della ricchezza e l'equilibrio geopolitico globale. Riflettere su questo scenario alternativo non solo ci permette di immaginare come avrebbero potuto evolversi diversamente società e culture, ma ci sfida anche a considerare le possibilità di incorporare principi pacifisti nella nostra realtà attuale, cercando di mitigare i conflitti e promuovere un futuro più armonioso e sostenibile per l'umanità.